Proibito Sognare è il flash mob che con Città Metropolitana e Comune di Reggio Calabria abbiamo voluto organizzare nell'atrio del Teatro Cilea di Reggio Calabria per consegnare una riflessione ai ragazzi e alle ragazze delle scuole del nostro territorio che abbiamo invitato a partecipare e che a questo proposito ringrazio i dirigenti scolastici, i docenti, tutti i ragazzi, ma soprattutto ringrazio l'Orchestra da Camera del Teatro Cilea e la Scuola di Recitazione della Calabria, presente con l'attore Marco Mittica. È stata un'iniziativa, devo dire, peculiare, straordinaria per il nostro territorio, perché il messaggio che volevamo lanciare è stato, secondo noi, recepito. Ecco, quello di, come dire, approfondire quello che è successo ad Auschwitz, insomma in quei periodi molto bui per il pianeta, per l'umanità, affinché davvero con le riflessioni accompagnate dalle istituzioni, dai docenti, insomma anche i ragazzi si possano rendere conto che ciò che si è verificato non si deve assolutamente più verificare. E questo può essere percorribile se diamo sempre più spazio alla riflessione, se diamo sempre più spazio alla cultura, alla valorizzazione dei beni culturali, ma anche alla nostra storia, alla nostra memoria, che è quel tratto peculiare che distingue una civiltà. Ecco, di queste iniziative noi ci dobbiamo nutrire perché sono il pane quotidiano delle generazioni del futuro.